Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. In vista delle elezioni regionali in Abruzzo del 10 febbraio, il partito della Rifondazione Comunista propone, per risparmiare 6 milioni di euro, l'Election Day con il voto posticipato a maggio. Rifondazione rivolge anche un appello in vista del Consiglio regionale di domani per l'abolizione dei vitalizi. Il servizio di Paolo Renzetti. Rifondazione Comunista chiede l'Election Day di non votare a febbraio, di accorpare le elezioni per risparmiare 6 milioni di euro. Ci sembra assolutamente insensato, contrario alla democrazia, uno spreco enorme di denaro pubblico, votare il 10 febbraio, nel periodo più freddo dell'anno, in una regione che ha aree interne in cui a gennaio e febbraio si producono fatti che conoscete tutti, con la neve, le difficoltà. Questo significa un limite alla democrazia, perché per chi dovrà raccogliere le firme nel periodo natalizio sarà davvero una impresa, ma anche un problema per andare a votare, alla partecipazione dei cittadini. Ma la cosa più grave è che è uno spreco, perché la legge del 2011 prevede l'Election Day, che le date delle elezioni vengano accorpate durante l'anno. A maggio ci sono le elezioni europee, le elezioni amministrative, buon senso vuole che non si buttino nella finestra 6 milioni di euro per andare a votare nel periodo più freddo dell'anno. Davvero non c'è ragione. Tra l'altro voglio ricordare che in questa maniera non è che si favorisce qualcuno a danni di un altro. Noi non siamo assolutamente simpatizzanti del PD, lo combattiamo da quando è nato, però diciamo Movimento 5 Stelle e centrodestra, che maggioranza e opposizione in regione si dovrebbero mettere d'accordo. Ricordo il centrodestra che l'altra volta addirittura la legislatura regionale è stata allungata di mesi per fare l'Election Day. Adesso sembrano tutti averlo dimenticato per convenienza di partito, e lo chiedo anche ai 5 Stelle. Hanno come bandiera i costi della politica e dopodiché stanno zitti e fanno passare l'idea che sia normale buttare dalla finestra 6 milioni di euro. Io ricordo i tanti tagli al sociale che ci sono stati in questa regione e credo che 6 milioni di euro è meglio spenderli per i bisogni delle cittadine e dei cittadini e non per calcoli da politicanti. Indirettamente è collegato a questo discorso, c'è anche quello dei vitalizi, dei consiglieri regionali, se ne parla tanto, domani ci sarà proprio il consiglio regionale, lei vuole fare un appello? Beh, io spero che tutti votino a favore per le proposte di abolizione definitiva e quindi di calcolo contributivo e soprattutto anche del cumulo dei vitalizi, sono cose che noi sosteniamo da tempo. Domani io credo che sarebbe un'ottima giornata per l'Abruzzo se il Consiglio abolisse i doppi vitalizi e anche i vitalizi futuri, tutto quello che si deve fare e che noi abbiamo sempre sostenuti, anzi fummo i primi, e che poi voti tutto insieme di un indirizzo al Presidente Lolli e al Governo di andare alle elezioni con l'Election Day risparmiando 6 milioni di euro. Tutta la politica regionale, dai 5 Stelle al PD al centrodestra, ne guadagnerebbe in credibilità e per una volta potremmo dire a tutti bravi e brave al posto di lamentarci. Purtroppo però vediamo che c'è una irresponsabilità fino a questo momento e questo ci preoccupa. Sbarca in Abruzzo con la partnership della Fondazione Magna Carta il progetto Save the Apps, promosso a livello nazionale dalla Fondazione Merloni e Vodafone Italia per rilanciare a livello turistico e produttivo l'Appennino e in particolare le aree interne colpite dai terremoti degli ultimi anni. Si chiama Save the Apps, l'iniziativa promossa a livello nazionale dalla Fondazione Aristide Merloni e dalla Fondazione Vodafone Italia. L'intento è quello di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali per contribuire al rilancio turistico ed economico dell'area appenninica, duramente colpita dai terremoti degli ultimi anni. Ispirata dal Censis, era presente all'Aquila infatti il suo presidente, il professor Giulio De Rita. Il progetto si sviluppa attraverso una piattaforma online e due applicazioni per smartphone. La prima app è dedicata alla promozione dei produttori locali di generi alimentari tipici. Per ora ci sono 28 produttori e 6 settori già attivi. La seconda app è dedicata ai cammini dello spirito, itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, alla scoperta della storia, della natura e dei luoghi della spiritualità.
In Abruzzo i due progetti di Save the App sono stati realizzati con la partnership della Fondazione Magna Carta del senatore Gaetano Quagliariello. L'iniziativa però è work in progress, è aperta a nuove adesioni e nuovi percorsi di trekking e bike. Questo rientra in un programma che Magna Carta sta portando avanti per le aree interne e questo programma prevede alcuni interventi dall'alto, una legge nazionale sui terremoti, un codice unico per l'emergenza, la riforma della legge sui parchi e poi invece alcuni interventi che vengono dal territorio, perché le aree interne oggi sono uno dei maggiori problemi che ha questo Paese. Tra queste iniziative c'è questa che è stata presa dalla Fondazione Aristide Merloni e dalla Fondazione Vodafone e alla quale per l'Abruzzo partecipa Magna Carta. Premendo su questa app si possono ordinare questi prodotti in tutto il mondo. Stanno già arrivando ordini anche da fuori Italia ed è un modo concreto per dare una mano a chi sta qui e chi fa cose di eccellenza in questo territorio. La seconda, l'Abruzzo è la terra delle abbazie, è la terra dei castelli, è la terra degli eremi, è la terra di grandi santi. E il turismo religioso è uno dei turismi che si sta sviluppando di più oggi e ovviamente a questo partecipano non soltanto coloro i quali hanno fede, ma anche chi viene per ragioni connesse alla bellezza di questi luoghi. Il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha assegnato questa mattina le nuove deleghe consiglieri della sua lista. Di Bonaventura mantiene per sé la pianificazione, programmazione e marketing territoriale. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha assegnato le deleghe ai consiglieri della sua lista alla Forza del Territorio con Astolfi. Edilizia scolastica, ambiente e consorzi, servizio civile a Severino Serrani. Politiche per la zona montana a Giovanni Tiberi. Progetti comunitari, dialogo con il territorio e relazioni con il capoluogo a Giustino D'Innocenzo. Politiche sociali e volontariato, pari opportunità ad Ambra Foracappa. Organizzazione scolastica e servizi a rete, trasporti e mobilità a Domenico Pavone, mentre viabilità, programmazione, viabilità e regolazione stradale vengono riassegnate a Mario Nunez, gruppo misto. Il presidente mantiene per sé le deleghe alla pianificazione, programmazione, strategia e marketing territoriale. Dobbiamo ridare la speranza, ecco, non voglio visi tristi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi vive nelle proprie famiglie, voglio dei visi entusiasti che ridiano la speranza alle persone che incontriamo. Io sono certo che fra qualche anno daremo la percezione che avremo meno buche sulle nostre strade, questa è la prima percezione. È quello che dico sempre, nel mio paese, ecco, dobbiamo dare la percezione che i nostri figli, i nipoti andranno in scuole sicure. Ecco, con questa squadra queste cose rideterminaremo e qui vi apro per fare ciò, dobbiamo avere le economie che abbiamo e continueremo a trovare, perché ecco, a Roma c'è una buona PIL sulla provincia di Teramo, perciò ecco, troveremo delle nuove economie. Per far sì dobbiamo avere una macchina provinciale con tutte le difficoltà che funzioni. E qui apro che in questi 60 giorni con questa squadra riorganizzeremo l'ente provincia e vi do qual è il pensiero? Pensando al futuro, rileggendo la storia di questa provincia. Altre deleghe saranno assegnate dopo una valutazione più complessiva anche in rapporto ai tempi e ai modi di elezione del nuovo Consiglio provinciale. Quello attuale scade a gennaio, ma ancora non sono chiari gli intendimenti del governo in questo senso. Due settimane dedicate al Fondo Sociale Europeo con la campagna di comunicazione itinerante per filo e per segno promossa dalla Regione Abruzzo. Vediamo. È partita oggi la campagna di comunicazione per filo e per segno promossa dalla Regione Abruzzo. In cosa consiste? Questa mattina abbiamo incontrato i giornalisti per cercare di capire insieme a loro e per avere anche dei suggerimenti su come comunicare, per come comunicare meglio questa cosa complicata che è il Fondo Sociale Europeo. È complicata perché ci sono molti tecnicismi, molte parolone, ma in realtà è molto semplice perché semplicemente riesce a dare delle opportunità a delle fragilità.
Nella seconda parte invece della mattinata abbiamo raccontato e presentato, il tour, il viaggio che faremo sui territori per raccontare per filo e per segno, che è il titolo di questi eventi, tutte le occasioni che grazie al Fondo Sociale Europeo abbiamo avuto. Quindi per raccontare che cosa abbiamo fatto grazie al Fondo Sociale Europeo per i disabili, che cosa abbiamo fatto per le pari opportunità, che cosa abbiamo fatto per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, ma per avvicinare anche le persone adulte, quindi uscite dal mondo del lavoro, per far sì che possano, potessero ritornare dentro. Quali sono i prossimi appuntamenti in programma? Venerdì a Sulmona, il 30, per un workshop sulle pari opportunità. Insieme al Comune di Sulmona probabilmente verrà presentato la proposta della Commissione Pari Opportunità. Dopodiché ci spostiamo al 6 dicembre, dove c'è praticamente la giornata dell'istruzione e della formazione. Si presenteranno le linee guida dell'istruzione e formazione professionale, i nuovi FP, in sostanza alternanza scuola-lavoro. Dopodiché il 7 e il 10 dicembre sono previsti due appuntamenti per promuovere specificatamente il bando garanzia lavoro. Proprio il 10 dicembre la piattaforma informatica della Regione Abruzzo inizierà a prendere le istanze degli imprenditori, delle imprese che vogliono assumere. Ultimo appuntamento, l'11 dicembre a Loreto Aprutino, riguarda più specificatamente il settore del sociale. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato questa mattina le proposte per la fruibilità, la sicurezza e l'accessibilità dell'area di Risulta di Pescara, anche alla luce degli ultimi accadimenti con l'istituzione di un presidio mobile di forze dell'ordine, il servizio di Paolo Renzetti. Accessibilità, fruibilità, ma soprattutto sicurezza delle aree di Risulta della vecchia stazione, se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa presso il gruppo consiliare del Partito Democratico. Emilio Longhi, quali sono queste proposte che voi avete presentato? Sì, è una proposta che deriva dall'ascolto che abbiamo fatto con i cittadini che frequentano, che utilizzano i parcheggi dell'area di Risulta. La proposta è molto semplice: l'istituzione di un servizio di vigilanza nelle ore serali e notturne, che poi potrà estendersi anche il venerdì e il sabato per quanti, soprattutto a servizio di quanti frequentano i locali del centro, fino anche alle 2 alle 3 di notte. È un servizio per garantire una maggiore serenità per quanti lasciano la macchina in sosta nelle tre aree sostanzialmente a parcheggio dell'area di Risulta, quindi il bingo, l'area davanti il bingo di via Michelangelo, l'area posteriore del terminal e l'area che va da Piazza della Repubblica a via Teramo e via Pisa. In queste aree vorremmo istituire un servizio di vigilanza che appunto garantisca una maggiore serenità e che funga da deterrente nei confronti di quanti sono soliti utilizzare quell'area per praticare soprattutto, soprattutto per parcheggiatori abusivi. Ecco, la presenza soprattutto proprio di questi parcheggiatori abusivi in tutte le ore del giorno e anche nelle ore serali rappresentano un problema che esiste però da tempo. Sì, è un problema che le forze dell'ordine conoscono e su cui agiscono, e questo, la nostra proposta mira in collaborazione, chiaramente dovrà andare in collaborazione con le forze dell'ordine, perché riconosciamo che è impossibile avere, diciamo, un presidio sostanzialmente fisso, perché ci sono tante emergenze in città, tante situazioni da tenere sotto controllo, però noi vogliamo garantire appunto con questo servizio una maggiore serenità e pensiamo che sia un forte deterrente, insomma, per quanti malintenzionati vogliano utilizzare quelle aree a parcheggio per vessare in maniera spesso anche molto insistente chi parcheggia la propria auto. Ed ora ci spostiamo a Carzoli. Un vasto incendio è divampato nel magazzino dell'azienda Madama Oliva a Carzoli, località Recoce. I primi a intervenire sono stati i dipendenti che, arrivati per il turno del mattino intorno alle ore 5:30, visto del fumo, hanno tentato di contenere le fiamme. Poi hanno chiamato i vigili del fuoco arrivati da Avezzano e L'Aquila. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118 con 11 ambulanze e un elicottero. Soccorsi gli operai, alcuni dei quali lievemente intossicati. Vediamo.
La colpa sarebbe da attribuire probabilmente ad un cortocircuito di un motore elettrico di una delle celle frigorifere lì presenti. Reparto da cui poi l'incendio, scoppiato all'alba di oggi, primi pompieri attivi sul posto alle ore 5:30, si è prorogato per gli altri locali dello stabilimento della Madama Oliva di Carzoli. Fortunatamente nessuno dei lavoratori era presente all'interno della sede al momento dello scoppio dell'incendio, anche perché il primo turno di mattina sarebbe subentrato alle ore 6. Sono stati proprio i dipendenti difatti a lanciare l'allarme al loro ingresso in fabbrica. Un'operazione di spegnimento andata avanti per tutta la mattinata di oggi. A domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano, di Roma e L'Aquila per un totale di uomini attivi in campo di 30 unità. Si è temuto anche che le fiamme potessero intaccare la parte amministrativa dello stabilimento riservata agli uffici. La sede è di grandi dimensioni e dà lavoro a 130 dipendenti. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Carzoli per i rilievi, anche perché l'incendio è stato abbastanza esteso ed ha interessato anche la copertura del magazzino, dove erano stipati materiale plastico e pedane in legno. Una famiglia abruzzese spenderà in media per il 2018 per la tassa rifiuti 320 euro all'anno rispetto ai 302 di media nazionale. Lo ha calcolato l'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, rilevando differenze territoriali molto marcate sulla tematica. L'Osservatorio di Cittadinanza Attiva per l'11° anno consecutivo ha realizzato un'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento nel 2018 una famiglia tipo, composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. Tra la regione più economica e quella più costosa si registra uno scarto di oltre il 120% e fra la provincia meno cara e quella più cara addirittura di oltre il 270%. Analizzando le tariffe a livello regionale si evidenzia un aumento in ben 10 regioni, con la Basilicata che registra un incremento più elevato, più 13,5% nella sola città di Matera e una diminuzione in 6 regioni, in particolare il Molise, meno 4,9% e in Trentino Alto Adige, meno 4,5%. A livello di aree geografiche i rifiuti costano meno al nord, in media 256 euro, segue il centro 301 euro, infine il sud 357 euro. Il Trentino Alto Adige si conferma la regione più economica con una tassa rifiuti media di 188 euro, la Campania la più costosa con 422 euro annuali. Nella riorganizzazione dell'edilizia scolastica avanzata dalla provincia di Teramo è previsto anche lo spostamento dell'istituto tecnico Pascal Comi Forti dalla sede della CONA a quella più centrale del liceo scientifico Einstein. Protestano e scioperano gli studenti del Pascal, mentre la provincia spiega il perché del trasferimento. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'ipotesi avanzata dalla provincia di Teramo sullo spostamento dell'istituto tecnico Pascal Comi Forti dalla CONA alla più centrale via Sturzo, attuale sede del liceo scientifico Einstein, non piace agli studenti che vogliono restare nella propria sede. Autogestione e sciopero di una settimana al Pascal per dire no al trasloco forzato che sarebbe previsto comunque almeno tra 2 anni. Ma perché la provincia di Teramo ha preso questa decisione? Questa era soltanto un pensiero e un'idea per i prossimi anni. Non è che possiamo spostare questa scuola domattina. Mi spiace che gli studenti protestino, vorrei parlare con loro e spiegargli le cose, perché in realtà siamo arrivati a questa considerazione perché quell'istituto è sottodimensionato. Per non accorparlo a un altro istituto, diciamo, per conservare la reggenza, come è stato chiesto ai professori, come è stato chiesto al personale non docente, non è che la reggenza si conserva così a priori, bisogna dare una motivazione. E mi sembra la motivazione giusta, la strada che si può percorrere è quella di spostare tutti gli istituti tecnici professionali lungo via San Marino. Ma questo non può avvenire domani. Perché? Perché prima devono essere effettuati dei lavori, perché prima bisogna finire di sistemare il Comi
dove noi vogliamo spostare l'Einstein, il liceo scientifico. Dopo dobbiamo fare i lavori sull'Einstein, sul Marino, a quel punto si liberano quei locali e lì possiamo trasferire il Pascal Comiforti. Però è una cosa che purtroppo, se potesse avvenire nel giro di pochi giorni, io sarei felicissimo, ma invece purtroppo serviranno degli anni affinché questo si sistema. Prima di 3-4 anni è difficile che riusciremo a portare a compimento questo lavoro, ma noi siamo pronti a discuterne con tutti, con gli studenti, per gli abitanti della zona. Noi abbiamo ravvisato nel tempo una condizione di pericolo, soprattutto degli studenti, che sono costretti ad attraversare la strada in mezzo a una rotonda, sono costretti ad aspettare il pullman in fila in una zona non dotata di marciapiedi. Questa è la motivazione che ci ha spinto, ma è una ragione di sicurezza. Poi quella zona è completamente invasa dallo smog, 20 pullman che partono contemporaneamente nel giro di pochi minuti, che devono camminare a passo d'uomo, veramente creano un problema a tutta quella zona. È aumentata del 3% rispetto allo scorso anno la quantità di alimenti raccolti nel corso della giornata di sabato scorso dedicata alla colletta alimentare. Il contributo di Alfredo Primante. Nel corso della giornata nazionale della colletta alimentare sabato scorso, in Abruzzo sono state donate 199 tonnellate di alimenti, pari a 398.000 pasti, raccolte da 4.000 volontari in circa 350 punti vendita di tutta la regione. Nel 2017 le tonnellate raccolte erano state 193 e pertanto quest'anno si è registrato un incremento del 3%. Un sentimento di gratitudine immensa ci pervade, ha commentato Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo, anche perché dopo anni di difficoltà e di conseguente diminuzione delle donazioni si assiste ad una leggera ripresa. Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti ai 29.732 poveri d'Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare mediante 177 enti convenzionati. Per sostenere i costi del trasporto e dello stoccaggio degli alimenti donati il giorno della colletta alimentare, sino al 3 dicembre è attivo l'SMS solidale al numero 45582. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B, ripresa degli allenamenti con seduta odierna pomeridiana per il Pescara che domenica prossima alle 21 giocherà in trasferta contro il Perugia degli ex Verre, Melchiorri e Jomber. Proprio le condizioni di Melchiorri sono da monitorare e rischia di saltare la gara del Curi per un problema al ginocchio. In casa Pescara si riflette sul calo dei risultati delle ultime 5 partite, sull'opportunità persa contro l'Ascoli di 2 giorni fa. Ascoltiamo il capitano Gaston Brugman, autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Picchio. Il gol, una palla che mi mette Leo all'indietro e di prima intenzione ho fatto gol, bel gol. E niente, il calo non lo so, ho parlato prima adesso che devo vedere la partita e analizzare bene, perché adesso a caldo magari si dicono delle cose che sono sbagliate e preferisco vedere la partita dopo. Come mai c'è difficoltà a trovare la rete del raddoppio per cercare di incanalare la partita in un certo modo? Ma sicuramente dopo il vantaggio abbiamo avuto delle occasioni per fare il 2-0, abbiamo avuto un calo, si è visto, e abbiamo preso gol. Peccato, sono cose che dobbiamo migliorare e fare più attenzione, perché le partite non passano e i punti vanno via. I tuoi compagni di squadra d'attacco sono un po' rammaricati, come li hai visti negli spogliatoi, Mancuso, Marras? Ma siamo un po' tutti così, perché alla fine questa partita la vogliamo portare a casa, perché l'ambiente così allo stadio si vede poche volte, ci tenevamo di portare i 3 punti a casa. È un po' il rammarico per questa partita, sì c'è, però si vedi la classifica, come sta andando l'anno, diciamo, sono contento. So che abbiamo ampio margine di miglioramento e dobbiamo lavorare, perché questo ci ha portato ad oggi a essere secondi in classifica e sacrificarci di più in fase di non possesso. Al Pescara in questo momento servirebbe un altro colpo fuori casa dopo quello di La Spezia?
Magari, sarebbe bello andare a vincere a Perugia. So che la squadra lo può fare e ci prepareremo la settimana per fare questa vittoria fuori casa. Ed ora andiamo in Serie C, rammarico in casa Teramo dopo la sconfitta interna contro la Giana Erminio. Come si evince dalle parole di Simone Vitale e Roberto Ranieri. Il difensore tornava dopo un periodo in cui aveva visto poco il campo e sabato il Diavolo torna in campo sempre al Bonolis contro il Renate. No, io l'ho vissuta serenamente perché gioco a calcio una vita. So come funzionano certe dinamiche, io sono un giocatore e quindi devo pensare solamente al bene del mio, della squadra, perché comunque sono una persona d'esperienza e quindi molti ragazzi e molti di loro contano su di me, sul mio apporto e quindi niente, l'ho presa con la serenità giusta che ci deve stare, con la voglia di giocare, perché quello è importante. Però ho dato una mano e do una mano continuamente a tutti quanti, a chi ha bisogno. Il primo tempo che non ci aspettavamo questo uomo contro uomo dal nostro difensore, noi centrocampisti, infatti facevamo fatica a palleggiare. Poi invece nel secondo tempo, parlandone anche col mister nell'intervallo, abbiamo deciso di giocare sulle seconde palle e il secondo tempo la musica è cambiata e vincevamo quasi tutte le seconde palle e contrasti. Loro sì, avevano un centrocampo fisico, però alla fine se vai deciso e con rabbia conta poco. No, me l'aspettavo di giocare, ero sereno, mi sono allenato bene, ero pronto, non ho avuto nessun tipo di problema. A livello personale, ripeto, a livello di squadra sono contento perché ho visto una squadra viva, presente, concentrata fino all'ultimo minuto. Dispiace perché noi volevamo portare una vittoria a casa, almeno dei punti, e ce lo meritavamo oggi, perché nessuno ci può recriminare il fatto dell'impegno, anche delle occasioni che abbiamo avuto il secondo tempo in confronto a loro che non hanno fatto un tiro in porta, tranne le ultime due azioni, ma era in contropiede che mancavano due minuti alla fine. Ma io si dice che è una cosa psicologica, non penso sia una cosa psicologica perché stavamo facendo noi la partita e stavamo facendo anche molto bene, stavamo mettendo le corde. Il calcio è fatto di episodi e oggi un episodio ha deciso come affermo la stessa cosa, punizione, e stavamo facendo noi la partita. Sono episodi che dobbiamo cercare anche con un po' di fortuna, ma dobbiamo cercare di farli girare noi a nostro favore. No, a livello personale e a livello di squadra sono contento della prestazione. Dispiace per il gol preso perché è stato un mezzo rimpallo e la palla stranamente andava a finire sul secondo palo. È stato un secondo tempo secondo me molto importante. Abbiamo avuto il pallino del gioco, eravamo determinati, se c'era una squadra il secondo tempo eravamo noi. Dispiace per il gol, però la prestazione è stata importante della squadra. Dobbiamo cercare di fare vittorie e portare a casa punti il più possibile, perché non dimentichiamoci che noi ci dobbiamo salvare, punto, non è che dobbiamo avere altre cose in testa, poi vedremo, però salviamoci. Per adesso la classifica è ancora, siamo lì. Ed ora andiamo in Serie D, le due vittorie consecutive con Montegiorgio e Notaresco hanno decisamente migliorato la classifica della Vastese. La società del patron Bolami opererà tanto sul mercato per aggiustare la rosa. Intanto il tecnico Montani, subentrato un mese e mezzo fa, vuole proseguire il lavoro intrapreso ma senza sentir parlare di playoff, come ha confermato ieri nel corso della trasmissione Replay. Vediamo. Appena sono arrivato, tra l'altro io da ragazzo ci ho giocato, quindi avevo ottimi ricordi e ancora degli amici, quindi come sono tornato ho ritrovato l'ambiente che conoscevo, un po' abbacchiato perché all'inizio c'erano obiettivi diversi, poi purtroppo all'inizio non hanno fatto bene, c'è stato il cambio dell'allenatore, sono subentrato e quindi c'è grande calore, l'Aragona è uno stadio pazzesco e adesso ci stiamo risollevando pian piano, società molto organizzata, sono molto contento, quindi è un'opportunità grande per me, la sto cercando di sfruttare al massimo e quindi sono contento per questo avvio. Correggimi se sbaglio, siete a 7 punti dai playoff e a 5 dai playout.
Allora, parola playoff non la voglio nemmeno sentire dire. No, no, sono numeri. Te lo dico sai perché? Perché purtroppo ci sono state situazioni all'inizio che ovviamente quello hanno fatto e quindi le persone, i tifosi sono molto calorosi a Vasto e quindi non mi piace buttare fumo agli occhi alle persone. Io sono arrivato, ne avevamo tre dietro e quindi in piena zona playout, abbiamo fatto otto partite e ce ne siamo messe otto dietro adesso, quindi noi dobbiamo guardarci assolutamente dietro perché abbiamo una rosa molto rimaneggiata, infatti la società già è all'opera con i direttori per cercare al mercato di aggiustarla, di completarla e quindi dobbiamo assolutamente tirarci fuori prima possibile da quella zona lì. Ti ritieni un medico curante delle squadre? No, arrivi. Non mi ritengo. Il malato guarisce. Non mi ritengo. I risultati, non è che inventi. Mi ritengo un lavoratore. Io penso che il lavoro. I risultati. I risultati arrivano. Io penso che quando si lavora poi alla fine. La classica frase, il lavoro paga sempre, secondo me è così. Poi nel calcio ci sono tante variabili, tante circostanze che bisogna che si vanno a incasellare al posto giusto. Però quando lavori tanto, c'è disponibilità da parte dei giocatori, già stai un pezzo avanti. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.